Si vede? Sì, perfetto. Bene ragazzi, quindi da oggi sabato, quindi arriva un nuovo vlog. Allora ragazzi, sto facendo questo vlog molto veloce, questo vlog durerà molto poco perché, come potete vedere, sono stra impegnato, sono stra preso, sono ogni giorno davvero un delirio perché studio, studio, studio e basta. Quindi infatti, come potete vedere, non arrivano neanche video perché non ho assolutamente il tempo di farli, neanche dopo cena. Quindi è davvero un delirio assoluto. Comunque ho fatto la barba, quindi siete tutti felici e contenti finalmente. E allora, dunque dico due cose sul canale così veloci, soprattutto una che è molto importante, e poi passiamo ad altro. Allora, intanto i video mi tengo una cosa importante per dopo. Vedete, dal vlog scorso, che era il 28 giugno, sono arrivati solo 4 video. Perché questo, appunto? Perché poi per altri 2 giorni non ho messo video, appunto perché ero troppo impegnato. Abbiamo messo FIFA, abbiamo visto FIFA, che è piaciuto un sacco, dato che il primo episodio ha 1100 mi piace, il secondo ne ha 930, quindi è stato molto ben apprezzato. Alcuni hanno scritto no did non fare FIFA, e altri hanno scritto no did gioca FIFA, incredibile. Così ragazzi, io lo faccio così per cazzeggio, tranquilli, non è una serie fissa proprio da 700 episodi, cioè una cosa così ogni tanto. Alcuni mi hanno chiesto di fare il Road to Division 1, altri mi hanno chiesto di fare l'Ultimate Team, cioè sono cose abbastanza pesanti quelle lì. Ci penso, se mi sembra il caso magari potrei anche farle, se no no, vediamo un attimo ragazzi, vediamo. Vabbè, a parte quello comunque, quindi a parte la FIFA sono stati caricati 2 indie che sono stati apprezzati come al solito, perché gli indie sono sempre il boom del canale, sono le cose che vi gasano di più. Mentre per quanto riguarda il canale in sé, invece, aspettate che ci vado, da qua non si può perché è cambiato YouTube ovviamente, e quindi si va di qua, il mio canale, ok? Siamo esattamente a 143 iscritti, però i due numeri prima sono cambiati, no, non sono più un 8 e un 9, sono un 9 e uno 0. Quindi ragazzi, siamo arrivati a 90.000 iscritti, 90.143 nel momento esatto in cui sto parlando. Quindi grazie di cuore ragazzi, davvero grazie mille. Vorrei stare qui, ho visto anche dei meme su Facebook che mi prendevano per il culo dicendo il prossimo vlog di Diddo sarà un continuo dire grazie, grazie, grazie. E in effetti è quello che voglio fare, quindi grazie, grazie, grazie davvero ragazzi per questo traguardo incredibile. Ma so quanto vi annoia sentire dire grazie, grazie, grazie a in loop, perché in effetti non ha molto senso per voi vedere un vlog in cui uno dice grazie, però ve lo volevo comunque dire perché 90.000 iscritti è un canale, basta, è un traguardo incredibile, quindi davvero grazie di cuore. Per quanto riguarda lo speciale, ecco, Diddo dov'è lo speciale? Diddo esegui uno speciale prima di subito. Allora, con calma, perché come potete vedere ora non riesco neanche a fare un video da 6 minuti come era stato ad esempio l'indie di Mother Machine che sto vedendo qui adesso, che è 6 minuti e 21, non ce l'ha fatta ragazzi, perché davvero sono troppo preso. Finito questo esame, che è l'ultimo esame ovviamente, quello orale, finito l'orale, finalmente sono libero. Però vi devo dire due cose. Allora, la prima, intanto, intanto grazie anche per il supporto che date a Josy, che quello continua sempre ad andare avanti. Siamo lì quasi a 11.000 pollici in su, quindi grazie di cuore anche per Josy. Ma a parte Josy, che il link è sempre qua in descrizione, vi volevo dire anche due cose. Allora, la prima è per quanto riguarda, allora, Scribblenauts e The Walking Dead e queste cose qua così. Allora, comunque il mio esame orale, quindi è martedì, quindi fra 3 giorni c'ho l'orale. Quindi ragazzi, come al solito, fate come al solito, alzate le mani al cielo e fatemi prendere un 30, mi raccomando. No, però fatelo, davvero, mi avete fatto anche voi passare il test di ingegneria, passiamo pure questo. Quindi, dunque, cosa stavo dicendo? Allora, per Scribblenauts e The Walking Dead, Diddo, perché non arriva The Walking Dead? Ah, è anche una cosa su Dark Souls 2, che dico subito perché è una cosa più breve. Dark Souls 2, me lo stavo poi rigiocando nei pochissimi istanti che ho liberi, quindi non mi state a dire, Diddo, potevi fare i video in quegli istanti? No, perché magari l'una di notte non posso fare i video a quell'ora, da l'una di notte a l'una e mezza magari giochicchio a Dark Souls e poi vado a letto, quindi non posso fare i video a quell'ora.
E sono gli unici istanti in cui posso avere la mente che non pensa sui libri, quindi mi svago un attimo. Ecco, Dark Souls 2 l'ho ricominciato con un'altra classe, senza il cazzo di stregone. Sto facendo il guerriero ed è proprio un altro gioco. Infatti, l'ho quasi finito. Lo sto apprezzando alla follia, è davvero bellissimo. Adesso capisco, è un gioco bellissimo. Lo sto apprezzando davvero alla follia. E se sentite rumore in sottofondo è qualcosa di inspiegabile. E lo sto apprezzando davvero un casino, l'ho quasi finito, quindi mi sto divertendo anche un sacco. Quindi non, se dovrò, se mi ricapiterà, che ne so, se faranno Project Beast, che alla fine è Dark Souls 3 perché è uguale identico, anche sui PC potrei farci un pensierino optando per un guerriero, perché almeno si potrà giocare. Comunque, a parte questo, quindi non riesco a parlare perché sto facendo tutto di corsa, ragazzi. Dark Souls 2, quindi alla fine l'ho rivalutato, è un bel gioco. Per quelli che mi hanno scritto che sono dislessico, queste cose qua, no, sono balbuziente, che è una cosa diversa. Ma ti commenti i giochi anche se lo sei? Certo, ragazzi, lo faccio ormai da 2 anni. Però alcuni non se ne erano accorti, lo dico io perché alcuni non se ne erano accorti. Comunque, a parte questo. Per quanto riguarda Scribblenauts, allora, Scribblenauts lo sto facendo, ma come avete scritto voi, non è bello come l'altro. Questo qua con i supereroi è un po' più bruttino, in effetti, perché uno, ci sono le missioni che compaiono, se ne vanno, vengono, mi ti chiamano, i casi gravi di missione, dobbiamo sconfiggere Joker, queste cose qua. Un'altra cosa, appunto, perché boh, è un po' tutto diverso, c'era più divertimento col primo, quindi alcuni di voi mi hanno scritto di non farlo e di concentrarmi su altro. Ora, la serie comunque ho guardato, era abbastanza comunque seguita, quindi comunque non è che era proprio così odiato e tutto, però ci penso. Perché questo? Perché fra un po' devo partire. Una volta dato l'esame, una volta messomi, si può dire? Vabbè, messomi a posto con delle cose, dovrò poi partire e ritornerò poi fra molto tempo, fra mesi e mesi, letteralmente. Quindi cosa fa? Tranquilli, i video arriveranno, ho preso il PC portatile apposta, e quindi cioè, ho preso un PC portatile apposta per poter fare i video anche mentre sarò fuori Genova, quindi tranquilli, i video arriveranno sempre. Il punto è questo: The Walking Dead stagione 2. Mi dovete dire allora, cioè mi dovete dire, non è un obbligo incredibile. Vi chiedo se potete dirmi come trasferire i dati, perché The Walking Dead stagione 2 ovviamente utilizza, come voi ben sapete, i salvataggi, le scelte che avete fatto nel Walking Dead stagione 1. Ora, sapete se si possono trasferire i salvataggi da un PC all'altro? Perché io non lo so, cioè nel senso. Non so se è una cosa banale, come ad esempio da Dark Souls, ho visto c'è una cartellina, c'è scritto saves in C, app, redist, no, C, app, data, qualcosa del genere. Poi si arriva a una cartella dove c'è scritto da Dark Souls 2, poi i salvataggi. Basta copiare quella cartella su un altro PC e voilà, avete copiato i salvataggi. Se è una cosa così semplice, siamo a posto. Se è una cosa un po' più complessa, io non ho idea di come si faccia. Quindi sapete come si trasferiscono i salvataggi di The Walking Dead da un PC all'altro, soprattutto per poter fare la seconda stagione con le scelte della prima, così che anche quando sarò via, potrò fare The Walking Dead, se no lo vedrete a settembre inoltrato, cosa che non volete assolutamente. Quindi, e neanche io comunque non voglio farlo fra 6.000 anni. Quindi, se avete la soluzione, se sapete come si fa, per favore, se potete, scrivetemela nei commenti perché io non ne ho idea. Perché molte volte i salvataggi sono nella cartella di Steam del gioco, altre volte sono in documenti, altre volte sono in app data, cose strane, altre volte chissà dove sono, in un sistema cloud russo, sovietico, mezzo uzbeko, afghanistano. Quindi non so dove cazzo andare a trovarli. Quindi se sapete come si fa, mi farete un e se sapete, me lo scriverete, mi farete un favore enorme. Quindi con questo chiudo, ragazzi. Grazie ancora per 90.000 iscritti, grazie ancora per il supporto che date al secondo canale. Ci vediamo nel prossimo vlog. Lasciate un mi piace, un commento, diventate fan sulla fanpage su YouTube. Bella ragazzi, ciao!